Bene ragazzi, siamo da Iki, uno dei supermercati più famosi e più importanti qui in Lituania, e adesso vi facciamo vedere un po' cosa vendono. All'entrata dei buonissimi smoothie, wow, attirano proprio questi. Qui hanno tantissimi datteri, sia classici che ricoperti di cioccolata. Però i prezzi direi che sono parecchio alti, però i datteri in generale costano tanto. C'è il nostro amato spinacino, che è pure in offerta a 70 centesimi. Le carotine, tipo quelle del McDonald's. 0,99. Tipo germogli di soia. Ah sì, sì, 1,19 euro. Qua c'è tantissima frutta e verdura ed è quasi tutta in offerta. Ragazzi, questo praticamente è il supermercato con più offerte in assoluto sulla faccia della terra. Cioè, voi andate su un reparto, è tutto in rosso perché è tutto in offerta. Cioè, non lo so, è una cosa strana. Cioè, è molto bello fare la spesa qui. In offerta 1,43 invece di 1,79. Le mele 1,39 al posto di 2 euro, e queste altre mele 0,69 invece di 0,99. I peperoni sono in offerta 1,49 invece di 2,99. Le nostre amate cipolline a 0,25. Le patate invece a 0,59. Guardate ragazzi quanto attirano questi yogurt tipo da Anacol, un po' più liquidi. Sì. Ovviamente in offerta a 1,11. Che è poco perché è quasi un litro di yogurt. Sì. Mamma mia quanto attira. Cos'è? È tipo un dolce. Tipo una cheesecake. Sì, una sorta di cheesecake panna cotta. È il solito che avevamo già preso quella volta, vero? Sì, quella sorta di formaggio dolce con le gelatine. Ci sono tutti i vari snack da frigo. Esatto. Quelli buoni degli assaggio snack. Triplo caramel. Quelli minions buonissimi. Wow. Dolce Italia. Ma il profiterol non è italiano. Ma infatti, Vabbè. 4,29 euro il tiramisù, che anche questo attira molto, sì, devo dire. Sì. Sempre 4,29 euro. Guardate che mega pacco di fiocchi di latte. Sapete che qui è una cosa super tipica. E un chilo di fiocchi di latte costa 3,99 euro. Poi ci sono vari prezzi, vari pacchi. Guarda questo che carino. Sono carini questi in questi pacchi. Sì. Sembra il nostro formaggio da mettere sulla pasta. Sì, sì, sì. E qui ci sono dei formaggi strani, sempre super tipici. Guardate questo giallissimo. Strano. Qui ci sono delle marmellate che attirano veramente tantissimo perché sono, sembrano tipo fatte in casa, super sfiziose. E sono francesi. France. Sciroppo. D'acero. D'acero. Sì. 5,79 euro. Qui sciroppo d'agave 3,99 euro. Dipende. Sì. Qui abbiamo un casino di peanut butter. Guardate, questo con i datteri mi sembra. Wow, sì, with dates, wow. E costa 3,99, 4,99, 2,99, questo magari un po' più piccolo. E quello che costa meno è questo, nella plastica, da 350 grammi, 2,49 euro. Pochissimo. Guardate ragazzi, tutti i tipi di Milka, tutti in offerta. Tutti, non ce n'è uno che non è in offerta. Quanto attirano questi? I cookies. Qui siamo nel reparto tè e tisane e passiamo da 1,60 euro per quelle sofisticate. Beh. Tipo pacchettini così carini, e quelle più economiche costano 0,39 euro, ci sono 20 pezzi, quindi direi super economico. Come l'avevamo pagata al Lidl. Sì, uguale. Esatto. Siamo nel reparto carne, diciamo Würstel. Guardate che carino questo pacco di hot dog, di Würstel per gli hot dog, a 2,19 euro, quasi un chilo.
bello. Che carina per i bambini. Sì. Carino. Quanto costa? 1,79. Sono dei piccoli di Ulster. Non si vede? Ah, carini. Costano, 2 euro. Questo era quello che avevamo preso a Vilnius. A 70 centesimi, che è una sorta di patè di carne, buono alla fine. Sì, guarda questi. Ma cos'è? È una mini mortadella? Sì, una cosa del genere. Qua siamo nel reparto panetteria e ci sono dei pani che attirano tanto, tipo questo con tutti i semi, le pizze. Wow. 0,49, pochissimo. Guarda questo, 0,22 a pagnotta, sembra più buono. Sì, sembra quelli morbidi. Eppure questo attira un casino, che è con il pesto, sono tipo delle focaccine con il pesto. A 0,49. E invece qua da questa parte ci sono tutti i biscotti, diciamo, fatti in casa, che sembrano deliziosi, guardate. E costano un pochino, cioè tipo questo pacco 2 euro. Guardate, questi sono aperti. Potremmo però così assaggiarne uno. Ve li facciamo vedere, ci sono di tantissimi tipi. Guarda, tipo questi sono carinissimi con le facce. Guarda questi quanto attirano. Non si sa cosa sono, è una sorta di meringa, secondo me, quella bianca. Un biscotto alla meringa dentro. E questo è in offerta, 1,79. Adesso la parte più bella, perché è quella della panetteria dolce. Mamma mia. Questo è il loro tipico salame di cioccolato, Tinginis. È una bomba. È buonissimo. La cheesecake. Qui sono fatte benissimo queste torte, costano poco alla fine. Sì, queste costano poco. In generale qua in Lituania e anche in Polonia sia carne che pesce costano veramente poco. C'è tipo questo pacco di carne, che non so cosa sia, pollo, tacchino, non lo so, a neanche 2 euro. Oppure in sconto ci sono queste cosce di pollo a 1,20 euro. 500 grammi, mezzo chilo di carne a 1,20 euro. E tante volte, adesso non sappiamo dove sono qui, ma le bistecche. Sì. Cioè, ragazzi, assurdo, cioè vendono un chilo di bistecche a 2 euro. Sì. Cioè, quindi carne conveniente se siete dei carnivori. Sì. Una cosa stranissima, ragazzi, che non avevamo mai notato, perché noi non compriamo il pesce di solito, ma qui nel reparto pesce fresco hanno solamente il pesce tipico dei mari freddi, no? Della Norvegia, queste cose qui. Infatti hanno salmone, aringhe, alici, e hanno solamente quello. È vero. E un po' di gamberetti. Sì. Però è strano, perché non trovi l'orata, la spigola. No, il pesce spada. Le vongole. Assurdo. Cioè, non c'è niente di tutto questo. E queste cose costano poco. Sì. 100 grammi di salmone affumicato a 2,20 euro. Vedete? Ci sono solo aringhe. Un mare di aringhe. Guarda qui, questo sorta di filetto di salmone, una non cosa riesco del a capire genere. Come pezzettini si di salmone, perché è tipo un po' tagliato a pezzi. 1,19 euro. Wow. Da noi con 1 euro non prendi proprio niente di pesce, cioè. Direi proprio di guarda no. Questo in offerta 0,99 questo. Aringhe. Ragazzi, un'altra cosa bellissima è che pure qui da Iki, ovviamente, c'è il reparto scadenza. Abbiamo già adocchiato delle cose che tra l'altro ci servono, e quindi siamo contentissime. Dopo andiamo subito a prendercele. È veramente una cosa top, ragazzi. Cioè, sì. Quasi tutti i supermercati. Cioè, sì. Io penso che mi mancherà proprio sta cosa quando torneremo in Italia, perché in Italia trovi le offerte, trovi qualche prodotto in scadenza, ma qui c'è proprio una parte dove c'è solo quello, tutto al 50%, 70%, cioè è pazzesco. Soprattutto se venite di mattina. Sì. Una cosa. Dai. Che cosa ti lamenti? Chiara vuole sforare in continuazione il budget. Cioè, già siamo fuori di alcuni soldi. Euro. E vuole prendere una torta. No, stiamo dai. Litigando al parcheggio del supermercato.
Dai, è troppo! Abbiamo già preso altre cose dolci! Un'altra ancora! È in offerta! Ma con la scusa del video dobbiamo comprarla perché ormai è incuriosito! Cioè, scusa! Ci vediamo a casa! Bene ragazzi, siamo arrivate a casa e queste sono le nostre due buste! Questo sarà l'ultimo svuota la spesa qui in Lituania perché tra 10 giorni ce ne andiamo e anzi quando voi vedrete questo video mi sa che staremo già nell'altro paese, oddio! Ah, non ci sto più capendo niente perché sti video, come vi abbiamo già detto, escono sempre con una settimana e più in ritardo e quindi non si capisce niente. Comunque, al momento della registrazione del video ci mancano 10 giorni e quindi questa sarà l'ultima spesa. E come tutte le ultime spese abbiamo comprato delle cose sfiziose, un po' che non servono a niente, che però ci stava da comprare, intanto le cose di base già ce le abbiamo. Come prima cosa che vi faccio vedere è una portata. Ecco fatto! Un bel pacco di patatine Tafel. Tafel è una marca super lituana di snack salati a 79 centesimi, quindi poco perché sono 150 grammi di patatine. Al gusto di salsa di funghi. Mm-mm. Questo bel pacco di pasta super italiano. Come si chiamano le conchiglie? Sì. Conchiglie rigate. E l'abbiamo pagato 59 centesimi, quindi pochissimo, e costava 1 euro, quindi mi sa proprio che è pasta buona. Poi abbiamo preso i beans, che ci servivano, questo salamino lituano, che l'abbiamo preso nel reparto scaduti. Già costava pochissimo perché costava 75 centesimi, sconto del 50% l'abbiamo pagato praticamente 30 centesimi. Arrivano le solite cipolle. Wow. Mamma mia, da quando siamo in Lituania compriamo cipolle a go-go. Ci credo, 25 centesimi al chilo. Strano, assurdo. E poi noi amiamo farci pasta e cipolle, sarà una cosa da ospedale, però a noi piace tantissimo e quindi ci sta e poi fa bene alla fine, no? Sì, è disintossicante. Poi abbiamo preso 1,5 chili di patate. E la cosa positiva di Iki è la prima volta che ci capitava, non c'è in tutti i supermercati Iki, c'era finalmente la bilancia. Almeno abbiamo potuto vedere quanti chili prendevamo di ogni cosa, infatti abbiamo speso quanto preventivato per una volta. Perché non c'è quasi mai la bilancia. Abbiamo preso questo toccone di formaggio, non so che formaggio sia, si chiama formaggio Vilnius. Non lo so, era in sconto quindi l'avremmo pagato alla fine 65 centesimi. Sì. Ed è un bel pezzettone, sono 200 grammi di formaggio. Poi, ultime due cosine della busta, questo crocchettone, lo apro aprilo. Guardate che bell'arancino. Cioè, dai, è un arancino. Sì, sì, è un arancino. Via le disiscrizioni dal canale da parte dei siciliani. E vabbè, comunque, questo crocchettone l'abbiamo pagato 1,03 euro. Che non è poco. No. Perché 1,03 euro, cioè, al supermercato è tanto. È tanto, sì. Però vabbè, ci sta, perché abbiamo pensato di prenderci un secondo a testa per questa sera, un secondo sfizioso per fare una cena un po' più così, e io poi mi sono presa un'altra cosa che vi faremo vedere dopo nell'altra busta. E ultima cosina, sfiziosa, guardate, è arrivato il Philadelphia Milka. Cioè, già volevamo comprarlo a Varsavia e non l'abbiamo preso. Comprato. E poi a Vilnius e non l'abbiamo preso. Prima oggi o poi era in offerta da 2,20 euro a 1,70 euro e l'abbiamo preso. Guardate quanto
Tira, ragazzi. Vi faremo sapere come Mamma sarà. Mia, ma in Italia lo vendono? Scrivetecelo nei commenti, perché noi non l'abbiamo mai visto, però magari non abbiamo notato, no, non lo può so. Essere. Abbiamo fatto il famoso switch, sono pronta per svuotare la seconda busta e iniziamo da una cosa super interessante. C'è. È vero, ma sai che non me lo ricordavo più questo? Cioè, ragazzi, adesso ve lo tiro fuori. Wow, è un'opera d'arte, un panettone. E sai un po', sa un po' di formaggio. Veramente? Ma sento un piccolo retrogusto ed è alle olive, guardate che guardate, bello. Guardate, cioè, guardate quanto è unto. Costava tipo 80 centesimi, sì. 75 centesimi sì, 75. Mi pare. E abbiamo detto, sti cavoli, prendiamolo. Tanto è l'ultima spesa. Tanto è l'ultima spesa, poi andiamo via. L'ultima spesa deve essere sempre molto allegra perché sì. Poi ce ne andiamo. E se non facciamo la spesa così, rosichiamo di tutte le cose sì. Che potevamo prendere e non abbiamo preso. Ecco. E nell'ultima spesa le prendiamo tutte. Ecco, e via. Guardate che belli loro. Questi sono al cocco. Mm. È la sottomarca di quelli loro proprio con la confezione bella sì. Che avevamo assaggiato nell'assaggio snack alla Coca-Cola. Però abbiamo preso questi perché erano in offerta a 37 centesimi. Non sono tanti, cioè un pacchettino di biscotti. Però abbiamo pensato di mangiarli dopo i pasti o a merenda con il Philadelphia al milk. Sì. E abbiamo preso la stessa versione anche alla banana. Wow. Lenticchione perché qualcosa dovremmo mangiare da 800 grammi, 1 euro. Insalata costava 1 euro e 19, però sì. È bella, bella spessa, cioè secondo me ce n'è un bel po'. Bella corposa. Sì, poi un'altra cosa infatti super economica qui, che mi sono un po' rotta, però le carote, un'altra volta, però costano 40 centesimi al chilo, ne abbiamo prese 4 grandi. Frugo e ho preso questo, un altro pacchettino di biscotti, stavolta super semplice, e l'abbiamo pagato 24 centesimi. Sì, sì, che è da aggiungere agli altri due pacchi. Sì, ne abbiamo presi due sfiziosi e uno semplice, sempre con la cioccolata. Poi abbiamo preso un altro pacco di pasta, questa volta i soliti da 20 centesimi. Sì. Andiamo avanti con una cosa che non abbiamo mai preso e non vi abbiamo mai fatto vedere, il pesce. Ecco, questo è il mio secondo per questa sera. L'abbiamo pagato 0,99. Sì, da 2 euro. Tipo. Da 2 euro, infatti sarà anche buono perché sì. C'erano altri pacchi che costavano 0,99 non in offerta e quindi abbiamo preso questo che in sì. Teoria è più buono. I mandarini! Ah, sono autunnali i mandarini. Sì, non lo so. Ah, sì. Ah, sono autunnali? Sì, sì. Infatti erano in offerta a 0,99. Ci sta per i mandarini. Ci sta. Sì. Guardate che bella la nostra cesta. Sì. Qualche giorno fa proprio abbiamo comprato 4 banane, che già se ne sono andate 2, e 1,5 kg di mele. Quindi sì, perché direi... avevamo finito la frutta sì. E quindi abbiamo comprato prima dello svuoto delle spese. È finito lo svuoto alla spesa? È già finito. Sì? Oppure no? Oppure no? Oppure no, perché abbiamo preso la torta! Sì! Non l'avrei mai detto! Nessuno se lo immaginava, devo dire, sicuro nessuno lo immaginava, cioè... Vabbè. Ma guardate ragazzi, pure con il pacco. Cioè, il pacco regalo. Il pacco regalo con scritto Iki! Iki! E ragazzi, questa torta costava 3,99 euro e noi l'abbiamo pagata 1,99 euro, cioè una torta. Sì, è tipo una crostata, secondo me, con una crema al formaggio, sì. Tipo, perché la vedo bianchina, sì. Con sopra una marmellatina, i mirtilli rossi, sì. Ci sono i semi di zucca. Vero. E le mandorle. 2 euro. 2 euro. Dovevamo. Dove ci vamo? Chiamava, ci chiamava. Ci chiamava, ci chiamava portafoglio. Mamma mia, ragazzi. Quindi è finita la spesa. Quindi. Quanto abbiamo speso? Allora, abbiamo speso 12,60 euro. Sì. E siamo arrivate poi a 14,60 con la torta. Sì.
Bene, quindi siamo arrivati alla fine del nostro Svuota la spesa da Iki. Questo supermercato ci piace abbastanza, sì, sì. Dai, è carino. Iki a Vilnius non ci piaceva tanto perché ce l'avevamo vicino a casa ed era un buco. Sì, cioè, questo, c'era niente. Questo è stato uno dei miei preferiti, sì, il supermercato. Sì, sì. E quindi noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al nostro canale se ancora non siete iscritti. È ovvio. Ciao!